in quest'ultima ora andiamo a fare qualche esercizio riguardante la topologia. In particolare, per prima cosa, a margine di quello che abbiamo fatto a lezione ieri, vogliamo introdurre la nozione di punto di accumulazione e punto isolato. Allora, abbiamo un sottoinsieme di uno spazio metrico. X con 0 si dice di accumulazione per E, se e solo se, per definizione, B x con 0 y intersecato E meno x con 0 è diverso dal vuoto per ogni epsilon maggiore. Quindi, se vi ricordate, questa è esattamente la definizione di punto di aderenza, tranne che per questa piccola modifica. Quindi, allora, prima osservazione: se x con 0 non appartiene ad E, implica che x con 0 è di accumulazione se e solo se x con 0 è di aderenza. Cioè, i punti di aderenza sono quelli che stanno nella chiusura. Quindi i punti che stanno nella chiusura di E, ma non in E, automaticamente sono di accumulazione. Lo scrivo meglio qua, cioè se x con 0 appartiene ad E meno E, x con 0 è di accumulazione. X con 0, per quale motivo? Se x con 0 non stava in E, alla fine questa operazione non sposta niente, perché togliere x con 0 sa già che sai che non stava in E. Se era diverso dal voto prima, è diverso dal voto pure dopo, che una volta che era intersecato con E già c'era dopo x con 0. Se invece x con 0 appartiene ad E, hai due possibilità: o x con 0 è di accumulazione, oppure esiste epsilon maggiore di 0 tale che la sfera di x con 0 epsilon intersecato E è uguale esattamente a x con 0. Se non è di accumulazione, vuol dire che esiste un epsilon tale che questo venga vuoto. Ma se questo viene vuoto, prima di togliere x con 0 ci dovrà stare x con 0, perché x con 0 siamo sicuri che stava in E, e siccome stava in E, stava nella sfera, stava anche nell'intersezione. Quindi, se non è di accumulazione, vuol dire che a un certo punto, quando vai a fare questa sfera intersecato E, rimane solo x con 0. Questo si dice x con 0, in questo caso dice è un punto isolato. Allora, facciamo un esempio, più che fare figure facciamo un esempio. Prendiamo unito 1, 2, unito il punto 3. Questo è.
chi è l'insieme dei punti di accumulazione? Allora, se vado a fare l'insieme dei punti di accumulazione di E, chi mi viene? Vediamo un po' se avete capito. Dovete fare la chiusura meno i punti isolati. Allora, mica abbiamo detto che se non ci appartiene non è di accumulazione, se non appartiene è di accumulazione, se è di aderenza. Quindi anche i punti 0, 1 e 2, che sono di aderenza e non stanno in E, sicuramente vanno aggiunti. Tutti quelli che stanno in questo intervallo sono di accumulazione. Questo no, perché adesso faccio la figura 0, 1, 1, 2, qua ci metto 3. Quando vado a fare l'intorno di 3, se lo prendo abbastanza piccolo, se lo prendo grande è grazie che interseca E, ma se lo prendo abbastanza piccolo interseca sì E, ma solo in questo punto, quindi poi quando ci vado a togliere X con 0 rimane qui, quindi è un punto solo. Chi sarebbero per esempio i punti isolati dell'Italia? La migliore approssimazione di un punto isolato per quanto riguarda un paese. No. Me, ci sta di me. Sono già le isole, se le consideri una isola, consideri un punto, in qualche modo isolato, effettivamente. Effettivamente per ci andare all'isola. Vedi che la distanza c'è, si sente. Però le ambasciate, no? Quando c'è un'ambasciata all'estero, quello è un punto d'Italia, oppure anche una nave, se tu la identifichi con un punto, ovviamente, perché ovviamente non è. Però una nave battente bandiera italiana è solo italiana, entro certi limiti, eh. Nei limiti del diritto internazionale. Ok, quindi questo è il concetto di punto di accumulazione. Osservazione, la scrivo qua. Osservazione. Se x con 0, x con 0 x con 0 è di accumulazione per E, se e solo se esiste x con n contenuta in E meno x con 0, tale che il limite di x con n è uguale a x con 0. Questa è vero che è una dimostrazione, però è un esercizio, quindi possiamo farlo tramite degli esercizi. Cioè, quando è che è un punto di accumulazione? Quando io posso trovare un'altra successione di punti che stanno in E che convergono a lui quando n tende a infinito. Qua attenzione alla notazione, perché siccome per me n parte da 1, x con 0 il limite lo posso chiamare x con 0. Non è un elemento della successione. Se non volete, diciamo, avete paura di creare confusione, il limite chiamatelo a L, oppure chiamatelo Y con un'altra lettera. Chiaro? Come si fa la dimostrazione di questo fatto? Cancello, lo faccio qui. Cioè, questo è un vero e proprio esercizio, quindi ha senso farlo.
Allora, questo è proprio se e solo se. Quindi per dimostrare questa osservazione, devo prima far vedere che se è di accumulazione trovo la successione. E poi far vedere che se trovo la successione è di accumulazione. Allora, fisso n appartenente a n, prendo la sfera discendex con 0 e raggio 1 su n, la interseco con n, ci tolgo x con 0, so che è diversa da vuoto e ci prendo qua dentro, ci prendo x con 0. Se è diversa da 0 ci sarà da vuoto, ci sarà un punto, no? Prendiamo un punto e chiamiamo x con n. Allora, qual è la distanza di x con n da x con 0? Quanto fa? Beh, a me quello che mi interessa è che questo sta nella sfera di x con 0 e raggio 1 su n, quindi la distanza di x con n da x con 0 è minore di 1 su n e ovviamente è maggiore di 0. Quando n tende a infinito, questa distanza tende a 0 e quindi questo vuol dire che x con n tende a x con 0. Se vi ricordate, abbiamo visto ieri, quando è che x con n tende a l? Quando la distanza x con n da l tende a 0. Chiaro? Ok. E però uno dice, no, ma la successione doveva stare in e meno x con 0. Infatti, questo sta anche in e meno x con 0. Qualcuno potrebbe obiettarmi, ma tu qua la differenza... Come si legge qua la matematica? Fai prima intersecato e meno x con 0 oppure fai prima intersecato e meno x con 0? Non ci ho messo le parentesi perché è la stessa cosa. Cioè, o fate prima questa differenza qua, e poi l'intersezione, o fate prima questa intersezione qua, e poi la differenza, viene esattamente lo stesso risultato. Adesso andiamo a vedere l'altra freccia. Questo lo scriviamo qua. Esponente tende x con 0. Adesso andiamo a vedere l'altra freccia. Noi cosa sappiamo? Sappiamo che x con n tende a x con 0. Allora io prendo la sfera discendente x con 0 e raggio epsilon. Allora io so che esiste un indice ni, tale che se n è più grande di ni, la distanza di x con n da x con 0 è minore di epsilon. Ma io so, quindi adesso, nella sfera di centro x con 0, raggio epsilon intersecato e meno x con 0, chi ci sta? Sicuramente ci sta x con n per ogni n maggiore o uguale, e quindi sicuramente non è vuoto. Questa qua stava in e meno x con 0 per ipotesi. Qua ci sta per definizione di successione convergente, quindi a un certo punto in poi sta in questa sfera qua, quindi da ni in poi questi qua stanno tutti qua dentro. Quindi in realtà, quando io vado a dire che questo non è vuoto, questo qua deve contenere sempre infiniti punti. Non può contenere tre punti, un numero finito di punti, questa intersezione qua. Perché se contenesse solo tre punti, io prendendo delle strette un po' più piccole li escluderei, e quindi quello non è di accumulazione. Nel momento in cui questo non è vuoto, sappiamo già che questo insieme qua, tolto x con 0, è infinito. Quando meno deve essere una successione. Perché infatti vedete che quando andiamo qui, chi ci sta in questa sferetta qua? Tutta la successione tranne un certo numero di termini. Quindi la successione deve stare almeno una successione di punti da un certo punto in poi. Da un certo indice in poi deve stare. Va bene. Quindi non possiamo avere un punto di accumulazione che quando vado a fare l'intorno ci capitano solo tre punti di E. Non è possibile. Ok? Mi sono dimenticato, dobbiamo fare i teoremi di Cesaro, sempre sulle successioni. Poi di... Quindi topologia finisce qua per adesso. Abbiamo ancora mezz'ora, quindi preferisco fare i teoremi di Cesaro, no? I teoremi di Cesaro sono pure, diciamo, molto adatti agli esercizi. Quindi sono... Diciamo, non sono così importanti da fare la mattina come teoria, ma funzionano bene per risolvere tutta una serie di esercizi.
Allora, primo teorema. Teorema di Cesare. Ernesto Cesare era un matematico napoletano del secolo, di due secoli fa. Allora, cosa dice? Supponiamo che io ho una successione di numeri reali. E supponiamo che il limite di a con n faccia L. Ok? Andiamo a fare il limite di questa successione qua, di a con 1 più a con 2 più a con n fratto n. Questo quanto è? Attenzione, viceversa non è vero, eh? Queste sono le ipotesi, questa è la tesi. Viceversa non è vero. Pensate alla successione meno 1 alla n. Quando andate a fare le medie di quella successione vi viene, quando fate meno 1, supponiamo di partire, sì, partiamo da meno 1. Meno 1 su n fa meno 1 su n. Meno 1 più 1 su n fa 0. Poi insomma viene o 0 viene 1 su n, o meno 1 su n. Ma in quel caso il limite fa 0. Però la successione di partenza invece non aveva limite. Quindi, lo ripeto. Se la successione di partenza converge a L, la successione delle medie aritmetiche della successione di partenza converge pure lei a L. Abbiamo detto il viceversa non è vero. Allora, supponiamo di sapere che la successione delle medie aritmetiche converga a 3. Cosa posso dire sulla successione di partenza? Potrebbe convergere a 7? No, perché se la successione di partenza convergeva a 7, pure questa convergeva a 7. Allora, se la successione delle medie convergesse a 3, cosa potrei dire sulla successione di partenza? O converge a 3, o non converge proprio. Ma non può divergere, oppure, che questa cosa vale anche se questo limite è più infinito o meno infinito. Allora, come si fa a dimostrare? Allora io dico sia epsilon maggiore di 0. Allora io so che esiste un primo indice che chiamo ni, tale che se n è più grande di ni, allora a con n è compreso tra L più epsilon mezzi ed L meno epsilon mezzi. Adesso andiamo a fare le medie. Adesso andiamo a fare A con 1 più A con 2 più a con n fratto n. Questo lo posso scrivere come a con 1 più a con 2 più a con n fratto l fratto n, scusate. E poi posso scrivere più a con n più 1 più a con n più 2 più a con n fratto n. Ho semplicemente scritto che il denominatore è lo stesso, il numeratore di quello è la somma dei numeratori. Ora, osservate che questa quantità qui, il numeratore è fisso, n va a infinito, quando n tende a infinito tende a 0.
mentre quest'altra quantità qui è compresa, diciamo questa qua chiamiamola bn, tutta questa quantità qui. Allora, b con n è compresa tra l più epsilon mezzo, che moltiplica n meno n su n, ed l più epsilon mezzi che moltiplica n meno n su n. Perché? Vabbè, la n sotto ci sta da tutte le parti. Il numeratore quanti termini ha? N meno n. E io so che ogni termine è compreso tra l meno epsilon mezzi ed l più epsilon mezzi. Allora cosa posso dire? Che esisterà un n2 maggiore di n tale che questa qui chiamiamola a con n, tale che a con n sarà compresa tra l meno n più epsilon che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Perché? Allora, questo tende a 1, questa quantità n meno n fratto n tende a 1, quindi questo è fisso, non si muove. Allora, da un certo punto, quando n è abbastanza grande, questo sarà minore per esempio di l più 3 quarti epsilon. Allo stesso modo, se n, diciamo tale che se n è maggiore o uguale a n2, allora da n2 in poi magari questo sarà maggiore, qua c'era meno di l meno 3 quarti epsilon. Questo per n maggiore di n2 sarà minore di il valore assoluto di epsilon quarti. Quando aggiungete l più 3 quarti epsilon più 4 epsilon fa l più epsilon, l meno 3 quarti epsilon meno 3 quarti epsilon fa l meno. Se l'avete capito bene, se no provate a farlo l'esercizio. Magari vi riguardate quest'ultimo pezzetto che manca, no? Tutto il resto l'ho fatto io. Chiaro? Cioè, sostanzialmente, quando n è grande, questo è circa l più epsilon mezzi, questo è circa l meno epsilon mezzi, quest'altro è piccolo e alla fine è chiaro che dal basso lo posso approssimare con l meno epsilon, dall'alto posso. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che dato un epsilon fissato un epsilon maggiore di 0, da un certo punto in poi, da n2 in poi, la mia successione delle medie aritmetiche è compresa tra l'epsilon e l'epsilon. Questo vuol dire, norma di definizione, che la successione converge a L. Per capirci, per capire meglio questo risultato, voi avete, supponete che A con N tenda a 100. Allora, da un certo punto in poi i valori della successione sono compresi tra 99 e 101. Però quando fate le medie ci stanno pure i primi termini. I primi termini possono far sì che la media viene 78. Ok? Però se tu adesso mettiamo da 1000 in poi, da con 1000 in poi, i termini della successione sono compresi tra 99 e 101. Quando vai a fare A con 10.000, diciamo A grande con 10.000, i primi termini della successione che danno la media 78 sono al massimo 1000. Chiaro? Quindi gli altri 9000 sono compresi da 99 a 101, quindi la media adesso non può fare più 78, può fare 95, 105, una cosa del genere. Oppure 90, 100. Sì, 90 a occhio e croce dovrebbe fare 97, 103. Se invece lo vai a fare su 100.000, i termini che danno problemi sono sempre solo 1000, mentre tutti gli altri sono compresi da 99 a 101. Stavolta la media farà 98,5, 101,5. Insomma, se tutti i termini sono compresi da un certo punto in poi tra l più epsilon mezzi e l meno epsilon mezzi, anche le medie da un certo punto in poi sono comprese tra, non proprio questa cosa, un po' più piccola, l più epsilon. Basta prendere lì abbastanza grande per compensare, cioè per far sparire l'influenza dei primi termini.
mettila così, a un calciatore i primi 3 anni ti ha segnato 7, 12 e 15 gol. Poi dal quarto anno in poi ha cominciato a fare sempre 27 gol, 27 gol, 27 gol, 27 gol. La media dei gol fatti dopo 20 anni di attività sarà quasi 27, no? Perché i primi 3 anni su 27, su 20 anni di attività saranno poco influenti. Se il calciatore rimanesse in attività per 200 anni, perché è un super uomo, allora chiaramente la media si avvicinerebbe ancora di più a 27. Ok. Quindi questo è il teorema di Cesaro. Primo teorema di Cesaro. Andiamo a vedere il teorema di Cesaro numero 2. Poi vediamo le applicazioni. Teorema Cesaro. Questo 1. Allora, abbiamo una successione A con N di numeri reali, A con N tutti positivi, e supponiamo che il limite di A con N faccia L. Allora, tesi, se andiamo a fare il limite della radice ennesima di A con 1 per A con 2 per A con N, questo deve fare pure L. Questa si chiama media geometrica. Quindi se una successione converge a L, anche la media geometrica converge a L. La media geometrica dei primi n del converge a L. Oh, io il teorema di Cesaro l'ho fatto nel caso che il limite fosse finito, eh? Voi per esercizio potete farlo nel caso L è più infinito, quando la successione diverge. È più facile ancora. Qua basta applicare il teorema precedente. Per quale motivo? La radice ennesima di A con 1 per A con N, questa è l'esponenziale di 1 su N per il logaritmo di A con 1 più il logaritmo di A con 2. Allora, qui c'è un trucco. Un numero A è sempre l'esponenziale del logaritmo naturale di A, per definizione. Faccio prima il logaritmo, poi faccio l'esponenziale del logaritmo e torno al numero di A. Questa è la funzione di una inversa uno dell'altro, ricordate? Se il numero A è positivo. Per esempio, fate 8, logaritmo in base 2 di 8 fa 3, 2 alla 3 fa di nuovo 8. Qua logaritmo in base e di a fa logaritmo di a, e elevato a logaritmo in base e di a per definizione fa. Oh, allora quindi qua questo posso fare l'esponenziale del logaritmo di questo, ma quando vado a fare il logaritmo di una radice, questo è 1 su n per il logaritmo di quello che è del radicando, ma il logaritmo del radicando che è un prodotto è la somma dei logaritmi, ok? Ma cosa succede quando n tende a infinito? Allora, A con N tendeva a L. Ecco, qua ci manca che se una successione tende a L, il logaritmo di questa successione a chi tenderà? Al logaritmo di L. Quello poi lo dimostreremo appena faremo le funzioni. Quindi questo qua tende al logaritmo, la successione della media aritmetica. Il logaritmo di A con N tende a L pure lui. Ma per il teorema di Cesaro, allora, lo spiego qua. Limite del logaritmo di A con N è uguale al logaritmo di N. Questo lo sappiamo perché lo sappiamo. Lo dimostreremo quando faremo le funzioni continue. Ora che cosa succede? Se il logaritmo di A con N tende a L, questa chi è? E sono le medie del logaritmo. Ma siccome il logaritmo tendeva a L, le medie dei logaritmi di questa successione tendono pure a L. Quindi questo qua che cosa tende? All'esponenziale del logaritmo di L. Che vale? Finito.
ok? Cioè, per capirci, a con n tendeva a 5, il logaritmo di a con n tende al logaritmo di 5. Quando vado a scrivere questo, mi tende al logaritmo di 5 pure lui, perché è la media aritmetica. Ma questo è uguale all'esponenziale che tende all'esponenziale del logaritmo di 5. L'esponenziale del logaritmo di 5 fa di nuovo 5. Quindi è puramente un passaggio algebrico. Fate però attenzione, adesso faremo delle applicazioni, sto andando un po' veloce perché ho un paio di esercizi. Che qua c'è un piccolo inghippo. Tutti gli a con n questa volta, prima non mi importava, ma questa volta tutti gli a con n devono essere così. Perché? Prima di tutto, se è negativo, logaritmo non lo puoi fare. Cioè la radice non la potresti non poterla fare, perché magari c'è il radicando pari e la radice. La radice di indice pari è radicando negativo. Ma soprattutto, anche se uno solo fosse 0, questo prodotto farà 0, la radice ennesima farà 0, quindi la cosa non funziona più. Perché non funziona più? Di quando andate a fare qua il logaritmo di 0 non si può fare. Chiaro? O comunque, volendo interpretarla in maniera piuttosto libera, il logaritmo di 0 va a meno infinito, quindi qua mi viene meno infinito, l'esponenziale di meno infinito va a 0. Cioè, puoi avere tutti gli altri logaritmi, possono fare quello che vogliono, ma se sono finiti, ma basta uno che è logaritmo di 0, che ovviamente questo prodotto fa 0, dicendo che quindi in quel caso non vale più. A con n potrebbe convergere benissimo a 3, ma la radice ennesima di quel prodotto potrebbe convergere, potrebbe essere sempre 0, o almeno da un certo punto in poi, dopo che uno degli a con n vale 0, potrebbe essere. Andiamo a vedere qualche applicazione di questo teorema. Allora, prima applicazione. Andiamo a fare questo limite. Quando fa? È facile. Chi dovete applicare? Secondo te, a quale successione? Quale successione? Se io prendo a con n uguale n, a con 1 per a con 2 per a con n, chi è? N fatto? Quindi questa qua è esattamente applicata la successione n, ma la successione n che fa? Di? Diverge. E allora anche questo lì fa più infinito. Va bene. Andiamo a vedere.
Allora, andiamo a prendere vediamo un po'. Supponiamo che il limite di a con n più 1 fratto a con n faccia n. Gli a con n sono tutti positivi, eh? Quindi abbiamo questa situazione qua. Adesso andiamo a fare il limite della radice ennesima di a con n. Quanto farà? Io dico che fa L pure lui. Per quale motivo? Dobbiamo applicare Cesaro, però non dobbiamo applicare alla successione a con n, dobbiamo applicare alla successione b con n uguale a con n più 1 fratto a con n, o a con n fratto a con n meno 1, diciamolo così, mentre b con 1 lo prendo a con 1, solo b con 1, a con 0 lo prendo come se fosse 1, questo per n maggiore di 1. Okay. Adesso andiamo a vedere perché questa successione qui converge a L, pure lei, no? Allora adesso, siccome questa qua sappiamo che converge a L, B1 per Bn quanto fa? Fa A con 1 per A con 2 su A con 1 per A con 3 su A con 2 per A con n su A con n meno 1. Chiaro? Semplificando rimane a con n, quindi il limite della radice ennesima di b1 per bn è uguale al limite della radice ennesima di a con n, ma questo per Cesaro sappiamo che fa l, quindi anche questo deve fare l. Ok? Ok, allora perché dico questo? Come lo possiamo applicare questo fatto qua? Andiamo a vedere, andiamo a fare il limite della radice ennesima di n fattoriale fratto n alla n. Voglio fare questo limite qua. Allora, per fare questo limite qua mi basta fare, allora faccio n fattoriale fratto n alla n per n meno 1 alla n meno 1 fratto n meno 1 fattoriale. Allora, facciamo, semplifichiamo. N fattoriale, n meno 1 fattoriale rimane una n su, poi rimane n meno 1 alla n meno 1, poi qua rimane n per n alla n meno 1. La n la semplifico, qua mi rimane n meno 1 fratto n elevato alla n meno 1. Questo qua non è altro che, quando è questo limite qua, io dico che fa 1 su e, poi ve lo dimostro. Questo qua è, se n-1 lo chiami n, questo qua non è altro che n fratto n più 1 alla n-1 lo chiami h, questo qua non è h che è fratto h più 1 alla h, che è uguale a 1 fratto il reciproco è 1 più 1 su h alla h. Quando h tende a infinito, questo tende a e,
questo di sotto tende a E, quindi il reciproco tende a O. Chiaro? No, capisco che questo è un attimo più difficile, però non è altro che l'applicazione di Cesare. Allora, questo cosa mi dice? Mi dice che sostanzialmente la radice ennesima di n fattoriale fratto n alla n è questa qua, sappiamo che tende a e, tende a 1 su e. Questo limite fa 1 su e. Quindi questo qua a un certo punto sarà circa 1 su e. Sarà compreso tra 1 su e più epsilon e 1 su e meno epsilon. Allora, se questo è circa 1 su e, n fattoriale chi è? Elevata alla n, portate n alla n dall'altra parte, questo qua viene circa n alla n su e alla n. Questo circa è molto circa, perché la formula vera ve l'ho fatta vedere prima, elevando alla n una piccola incertezza su, cioè, qua abbiamo 1 su e meno qualcosa che, o più qualcosa che dipende da n. Quando vado a elevare la n, in realtà la formula vera porta una radice di 2 pi greco a n qua. Però l'andamento asintotico è vero che questo fratto questo non tende a 0, fa infinito. Però grosso modo questa è compatibile con questa. Questa tende a 1. E quando andate a fare la radice ennesima di questo, questo tende a 1. La radice ennesima di questo, questo lo portate qua, fate la radice ennesima, questo tende a 1 su e, la radice ennesima di questo tende a 1, e quindi le due cose sono compatibili. La radice quadrata di 2 pi greco n non la dimostriamo, insomma, la pigliamo per vera perché dimostrare è troppo lungo. Però questa invece l'abbiamo dimostrata. Chiaro? È un esercizio già che noi siamo in grado di fare. L'altro è più complicato, si può andare a vedere sul libro, lo possiamo fare, non c'è problema in realtà se lo fate. Però ovviamente richiederebbe uno sforzo più elevato. Ok? Vediamo che reso. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Cosa abbiamo visto oggi? Oggi abbiamo fatto una lezione ibrida. Sono stati esercizi, ma esercizi un po' più pesanti. Allora, sulle successioni abbiamo calcolato qualche linea di successione, per esempio quello che ci dà la costante di Euler-Mascheroni. Nel far questo abbiamo approfittato per ripassare il grafico della funzione esponenziale e della funzione logaritmo, sia pure un po' velocemente. Poi abbiamo fatto qualche altro esercizio sempre sulle successioni. Poi abbiamo parlato molto diffusamente della funzione esponenziale, anche in relazione alle proprietà. Per esempio, per quanto riguarda l'informatica, la crescita esponenziale è importantissima. Importantissimo in particolare sapere cosa? Sapere se la complessità di un programma, di un'applicazione che dipende da un parametro n, cresca polinomialmente oppure esponenzialmente. Perché con i computer che sono molto veloci, le crescite di tipo polinomiale tu le riesci a gestire. Per quanto? Faccio un banalissimo esempio, questo è matematica applicata. Voi avrete fatto in informatica algoritmi per ordinare. Se non l'avete fatti ancora, li farete ben presto. Allora, vedrete che voi avete il bubble sort. Bubble sort, tu confronti ogni elemento con gli altri, fino a lo fai salire fino a qui. Poi salire il primo, poi vedi chi è il più piccolo, poi vedi il secondo più piccolo, cioè. Questo ha una complessità dell'ordine di n quattro mezzi. Cioè io devo fare n quattro mezzi confronti per andare a determinare l'ordine
della lista. Questo n quadro mezzi cresce abbastanza lentamente, però pure cresce. Se i termini sono 100, i confronti da fare sono 5.000. Ok? Invece c'è un merge sort che fa il numero di confronti da fare è del tipo n per logaritmo in base 2 di n. Allora, se n è 100, il logaritmo in base 2 di n è minore di 7, perché 2 alla 7 è 128, e i confronti sono circa 700. Adesso 700 rispetto a 5.000 è di meno. E dice, come si fa? E dice, ma vabbè, il computer ci mette una frazione di secondo. Però il professore, quando deve ordinare 100 compiti e ti mette in ordine alfabetico, ci mette i secondi a vedere. Allora, come fa il professore? Mica si mette a fare il bubble sort. Se si mette a fare il bubble sort è scemo, perché ci mette un'ora solo a ordinare. Invece nell'altro modo, c'è, diciamo, un'ora diviso 7 fa meno di 10 minuti. In 7-8 minuti ha ordinato i compiti. Che poi giustamente quando devi fare la lista dei risultati, se succede, se ne consegue che mai far venire 100 studenti a fare l'esame tutti insieme, perché se tu ne hai 50 e 50 fai molto prima. Comunque, mo, al di là degli scherzi, effettivamente come fa il professore a ordinare i compiti in ordine alfabetico? Fa mucchietti, prima ordina i mucchietti e poi fa quarti finali, semifinali, chiaro? Vabbè, però ci basta.